Come che io, 17 ottobre 2014. Vado a fare un po' vedere la data qui. No, il 19, oh. Passa il tempo come il vento. Ero convinto che era il 17 e il 19. Non ci si crede. Vedi, ho faticato, ho spostato la legna lì da mia zia e mi sono fatto un orologio. Lor signori e lor signore. Un orologio che mi ha costato fior de quattrini. Sai quanto mi ha costato? 28 euro, no, 28.000 lire, 28.000 lire adesso che ci penso, guarda, questo qui, 14 euro, 14 euro, vedi? È il Casio, questo è indistruttibile, non c'è niente da fare. E sto Casio qui, ci ho faticato quando ero piccolo, tutto, quella volta costava 40.000 lire, adesso costa 14 euro, e si è sbassato. È strano, perché tanto non lo compra più nessuno questo qui. Lo compra solo nemmeno i bambini, gli piace più sta roba qui. Gli piace a tutti gli swatch, contro swatch, e pieni di colori, fosforescenti, la roba con le lancette piace. Quelli digitali non gli piace più a nessuno. A me solo mi piace. A me piace, sì, lo ammetto. Allora, attacco l'aria qui, che sennò moro di caldo. Se mi si impanna tutto. E mi trovo qui a Macerata, perché ho portato a casa mio figlio. Dalla mamma, e adesso io sto andando a casa un'altra volta da mio padre e mia madre. E mi trovo a Macerata fermo sotto a si Lampio, anni 80, guarda. Lampioni anni 80, vedi? E niente, adesso io mangio per l'anima e mangio per il corpo. Mi trovo qui. Questa registrazione, questa produzione non è speciale perché oltretutto c'è questo triangolo qui de luce, vedi il triangolo lì de luce? Spezza il video, un macello, non si vede niente, però le luci non ce l'ho dentro sta macchina. C'è un accendio, eh? Ma che ci penso? C'è un accendino, tante volte mi rapisce, ne qualchidù, e io brucio un due che sto e fuggio. Guarda un po'. Eccolo l'accendino. L'accendino è il fuoco, vedi? Il fuoco smosso da fratello vento artificiale, un vento formato da il motorino, quello lì che gira della ventola la ventola della macchina che gira, che fa girare il vento. C'è la gente che va per strada, e coppie contro coppie, uno che va oltre là non si sa dove va, un capocitrullo, le macchine, la gente va non si sa dove, a casa contro casa, insomma la gente vive, campa e si muove. Io qui con sta luce me la dovrei tenere sempre accesa in modo che mi si vede sempre il volto. Però siccome sei stufo e stufa, siete stufi da vedermi a me in quel video, allora è meglio di scuro nero, no? È meglio di notte a posto, eh? È meglio così. Adesso io passo in quest'altro sedile qua. Spegno la macchina prima di tutti, no? Vado in quest'altro sedile a mangiare, per il corpo e per l'anima. Perché oggi è stato anche il compleanno in anticipato di mio nipote Michele. Di mio nipote è stato il compleanno, allora mia sorella mi ha dato qualcosa da mangiare. Speriamo che mi è sufficiente da mangiare. Mi è sufficiente, speriamo, eh. Oh, vedi? Adesso io qui mi ripio così. Speriamo che mi viene bene. Mi viene meglio a ripiarmi così. Si vede sempre il triangolo, vedi va? Il triangolo qui, vedi? Il triangolo della luce. Allora, c'ho solo l'immagine di Gesù stasera, vedi? Gesù, confido in te, sempre, ovunque e per sempre. Amen. Allora invoco lo Spirito Santo sopra di me e sopra di te pure che mi stai a guardare. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Allora, sono quasi le 21 di sera, le 9. Oh. Domani mattina devo partire alle 6, mi viene a pia mio cugino Luca che non ho fatto manco la valigia e sono invitato. In un posto che già ci sono stato e per te sarà una sorpresa perché forse se Dio vorrà in collaborazione con un uomo, con una persona credo importante di quel posto creerò un video che andrà nel sito internet di quel comune e sono invitato lì un'altra volta da una persona che mi vuole molto bene sono invitato lì e collaborerò col suo uomo proprio apposta per fare questa produzione video dentro col coso lì.
forse un bunker, non lo so, sicuramente ci vado stavolta. L'altra volta non ci so potuto andare, però stavolta non voglio farmelo sfuggire quel posto lì, perché io devo assolutamente prima o poi trovare un tesoro materiale, per far sta meglio a mio figlio, per far sta meglio a me, per far sta meglio ai miei genitori che non ne pone ne più, e per far sta meglio a tanta gente che conosco, E forse anche a te che mi stai a guardare, se te la passi male io te farò sta bè, sempre se trovo un baule pieno di lingotti d'oro, di controoro. Però il tesoro più principale è l'anima, il tesoro dello spirito, il tesoro è lui, non tanto le cose materiali, perché qui sulla terra tutto passa, tutto svanisce, però per il momento ci abbiamo bisogno da pagare a Cesare. Oggi l'omelia ha detto: dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio, e cioè da amarci gli uni gli altri qui sulla terra, dai a Dio ciò che è di Dio. Qual è? L'amore, l'amore reciproco, amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati, Però dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio. Purtroppo Cesare chi è? È il governo, ma ci vuole troppo, ci spella a noi italiani. A noi italiani ci vuole pure l'anima, vuole tutto, ci spella tutte bullette contro bullette. Adesso non si sa se c'è una legge che elimina le macchine d'epoca dopo 20 anni, ma le mette obbligatorie a 30 anni, e quelle che è d'epoca, che è andate d'epoca dopo 20 anni come questa, me la rimette non d'epoca, e se me la rimette non d'epoca io devo pagare 2.800 euro di assicurazione annua anziché 280 euro che io pago all'anno. Se io a me me la mette 2.800 euro, me la rimette un'altra volta che non è d'epoca questa macchina, io sono costretto a demolirla, perché non posso permettermi da pagare questa macchina dell'assicurazione annua, mi viene 10 volte di più del costo di questa macchina, è poco usa costa questa macchina, ormai è d'epoca, certo, è di interesse storico, per quello c'ha un valore, perché la Lancia Tema non la trovi più in circolazione, le trovi pochi pezzi, e questo è un pezzo unico, eccezionale, la macchina che va molto bene, e il motore ha fatto un macello di chilometri, certo, però va molto bene, a parte l'impianto elettrico, a parte che mi hanno impaccato un vetro, lo devo cambiare, a parte i freni che tanto l'usura ce l'hanno tutte le macchine, dopo un po' che la usi devi mettere i freni nuovi, è ovvio, no? A parte queste cose qui, è una macchina che va bene, è una macchina che è un motore che va bene, è indispensabile oggi in automobile, quindi per me, facendo questo lavoro qui di YouTube, e purtroppo non mi sostiene tutto quanto, perché il mantenimento di mio figlio e le bollette contro bollette, la macchina che necessita di lavori continui, non è sufficiente queste cose qui. Dopo, siccome il governo non tutela la persona italiana, superati 29 anni d'età poi morì di fame per il governo, che il governo è contento, te tartassa piene di tasse e tutto, invece da tutelare il governo, invece da tutelare noi italiani, tutela solo gli extracomunitari. Non è un razzismo, non è una forma di razzismo quella che sto a dire, questo è un messaggio di comprensione e di consapevolezza di un equilibrio sociale che non esiste proprio, perché l'etnia definita zingara qui in Italia paga 12,90 euro all'anno d'assicurazione, e il bollo sono esenti in tutto tranne che l'assicurazione, che pagano 12,90 euro all'anno. Invece io, se non è d'epoca sta macchina, devo pagare la bellezza di 2.800 euro, te rendi conto? La bellezza di 2.800 euro, guarda un po', guarda le borse grosse quanto le valigie, oh, se donne, guarda quella lì cosa c'ha. Scusa, c'ha una parnanza, porta i pantaloni, una parnanza, le valigie, oh, le borse, le valigie, cu ce tiene nelle donne in tesse borse? Pacchi dei preservativi a non finì, cu c'hanno le spirali, cosa c'hanno dentro quelle borse? Tutto quel borso enorme, grosso quanto un diavolo, cu c'hanno? Io mi domando, no? Allora te voglio dire che il discorso mio è per fatte sapere, per fatte capire, per fatte prendere consapevolezza che se cambia la legge, Matteo Renzi
che le macchine da 20 anni, che è mese d'epoca, a 20 anni e 3-4 anni che uno ce l'ha d'epoca, la mette un'altra volta non d'epoca, se cambia la legge drasticamente, cosa che stiamo lì e lì, che la cambia, ci vuole 30 anni precisi, da 30 anni in poi è tutto. Se cambia, io mi tocca che la rimetto, che non d'epoca, e così mi suona le orecchie, l'assicurazione. Invece da farci pagare gli altri le macchine, l'assicurazione, 12,90 euro, sta assicurazione bassa la dona solo agli ex comunitari e le etnie di Zingara. L'etnia Zingara. Perché questo succede? Perché il governo vuole distruggere l'italiano. Ecco qua, tutti i discorsi ultimamente sempre quelle, dico, però per farvi stappare la comprensione delle cose, per farvi cercare, una volta per tutte, da far prendere consapevolezza a tutti coloro che non lo sanno, non lo sanno, non lo sanno la gente, non lo sai te, però l'ho detto mille volte in tei video, pusta che non li vai a vedere le mie produzioni video, pusta che non le vedi, valle a guardare una volta per tutte. Almeno ti informi, riesci a prendere consapevolezza. Cerchiamo da prendere consapevolezza di queste cose qui, oh. Non è che non piamo niente consapevolezza, i genitori nostri, i vecchi, anziani, piene solo uno la pensione, come per esempio mio padre, al 20 del mese già ha finito tutto. Mica mi vergogno a dirlo, perché noi tribuliamo come i ca, peggio di che i ca, anzi i ca non tribulene per niente, no, peggio di ca. Tribuliamo un bel po' per andare avanti. Te ne dai, vaffanì! E trovamelo te il lavoro, pezzo di un porco o porca. C'era una porca tempo fa, diverso tempo fa, no? E mi diceva sempre, vaffanì, un lavoro stabile, fisso, no YouTube, che non farai mai niente la tua vita su YouTube. E invece ha detto, te non monetizzerai mai, non otterrai mai i diritti d'autore, la partner e tutto. Invece l'ho ottenuta. Invece l'ho ottenuta. Ecco qua, l'ho ottenuto, te va bene a te, no? Non me ne può fregare meno. Io quello che volere e potere, volere e potere, boia chi molla, ricordate te, porca. Allora, se chi è che non voleva assolutamente che io ottenessi la parte nei diritti d'autore, il sistema automatizzato che permette che chiunque pubblica un video mio nell'altro canale, gli viene rimosso perfino il canale, se io voglio, se io do la... come se... Devo comandare. Allora, siccome ho ottenuto sta faccenda, dopo anni e anni di sputtanamenti, denigrazioni, continue, l'ho detto mille volte, questa lì non me ci credeva quella volta. Ha detto, te ci vuole una fabbrica che te pia fisso. Io ho detto, trovamelo te il lavoro, no? Invece da discorre, da disperate sempre, rimbocchete le maniche. Non vedi le maglietta corta? Le maniche corte, che non ce l'ho per niente, le maniche. Allora, mi dice sempre, va a faticà. Te non hai faticato mai, non ci vuoi da faticà. Io ho detto, non te basta 20 anni che ho faticato dentro un capannone di fabbrica? De carni bastardi, non te basta che ho faticato di qua di là tutto un continuo, mi sono dato sempre da fa, adesso arriva ora, dopo tutti questi anni, che veramente YouTube mi si solidifica talmente tanto che devo guadagnare più di un operaio di fabbrica. Te dirai, no vaffanculo, rimboccate le maniche, già ce l'ho rimboccate, porchi. Adesso il lavoro mio fisso dovrebbe iniziare a essere solo esclusivamente le produzioni video. Dopo io ho dato un messaggio al sindaco, se mi fa fatica fisso mezza giornata lì, mezza giornata le produzioni video, niente non è. Ben venga. Che sia una volta per tutte però. Che sia una volta per tutti. Adesso mi tocca accendere chi? Mi tocca accendere l'aria. Perché sto a crepà. Perché se apri i finestri è un casino per te, dopo non senti niente. Già che non senti a te, se apri i finestri un macello, non senti niente. Allora, te voglio dire, quindi, te dirai, chi te credi da essere, il Padre Eterno? No, io non l'ho detto mai da essere il Padre Eterno, io non l'ho detto mai, anzi, sono un nulla, di fronte a te, di fronte a tutti quelli che mi stanno a guardare. Però, dico la mia, ognuno ha la libertà di pensiero. Ognuno esprime i suoi pensieri,
Però quello che dico io, più che pensieri, sono consapevolezza, sono dati di fatto, sono un'udienza che è decisa e accolta. Anche se te non l'accogli, è un'udienza decisa e accolta. Così deciso, l'udienza è tolta. Chiuso, punto, basta, finito, zero. The end. Quindi tutto quello che dico io è legge concreta, reale e vera. Tutte le cose che ho detto io fino adesso sono sempre avverate. Sempre. Dalla A alla Z. Dopo se c'è un'altra lettera, pure quella si avvera. Tutto, tutto. Tutto. Qualsiasi cosa ho detto io e dico è quella. Fine. Oh. Allora, detto questo, io adesso mangio, mi riempo di energia e di protezione, mi riempo di uno scudo di difesa contro le insidie dei demoni, sempre nel nome di Gesù e per intercessione di Madre Maria, invocando e chiedendo aiuto allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono da Dio, lo Spirito Creatore di tutto, che fa parte di Gesù, perché Dio si è fatto uomo in Gesù, che pullula di vita per ognuno di noi. Lui è l'unica strada, l'unica via, verità e vita, l'unica certezza di resurrezione per ognuno di noi. Se non ci affidiamo a Lui, siamo persi nel nulla, siamo finiti se non ci affidiamo a Lui, vedi? Chi tocca sta attenti, chi? Adesso chiudo, a to, mi inchiavo dentro, a posto, tocca sta attenti, sono tutti i sinegri in giro, perché questi vengono in oltre, te spacchi nella macchina, te rubano e te sventrene, te ficcano una coltellata ante il cuore, manco te accorgi, però... Chi è che è nati qui? Sono italiani, veri e propri. Non c'è un razzismo, un'etnia diversa. No, siamo tutti fratelli. Siamo tutti un agglomerato di fratelli e sorelle qui nella terra, sempre se siamo uniti in Gesù. Quindi l'odio razziale non ci deve essere. Però ci dovrebbe essere, tramite il governo, un giusto equilibrio sociale, che quello non c'è, perché l'italiano dovrebbe essere tutelato prima dello straniero, dopo lo straniero deve essere tutelato, no prima lo straniero, poi l'italiano per niente, prima lo straniero e finisce l'italo straniero e basta, l'italiano no, perché così? Apposta io ho chiuso, perché chi se no mi danno una coltellata, se mi sentono, una coltellata lunga un metro e mezzo e una spada, vanno in giro con le spade questi, bisogna stare attenti, già mi hanno occhiato, così ha fatto, così, io se ero un italiano, se uno parlava dentro una macchina, non lo guardavo per niente, perché occhio non vede, cuore non dole, se tu per esempio guardi a uno, roba che io non ero un italiano, ero uno che stava a discorrere dentro la macchina, non voleva che sia stato guardato, che c'è un'arma, gli sparavo a cui do. E invece no, sono pacifico, cerco di essere in fraternità universale verso tutti, non rompo a nessuno, ma non voglio nemmeno che mi rompe nessuno. Te dirai, allora se non vuoi che ti rompe nessuno, non ti metti in mostra, no? Occhio non vede, cuore non dole, lo dici pure te, vero? Però come fa a spiegarmi, a far prendere consapevolezza a te che mi stai a guardare se non devo ripià? Se non ripio, come fa a farti più consapevolezza, Oh porco! Oh porca! Oh, allora adesso io cerco da riempirmi di una protezione di difesa con le dita, perché il rosario, la corona del rosario l'ho lasciata a casa oggi. Vedi? Ti direi, come mai? Come mai? Perché? Perché due non fa tre. Siccome non fa tre, oggi non ce l'ho con me. Ce fa pure rima. Vedi che trovo pure le rime. Però c'ho le dita.
Grazie a Dio sono 10 ancora. Ti dire, mannaggia, non ci poteva avere tre dediti, almeno non lo recitai. Bueno! E invece bisogna recitarlo, perché è una protezione potente contro gli attacchi infernali. Quella si è presa paura quando ho detto vero. Guarda, va su sa col borsoli in mezzo alle braccia. Chissà cu ci avrà dentro quella borsa. Io adesso vorrei aprire le borse di tutte quante qui. Tutte quante se tope che vanno su. Vorrei aprire se borse. Addirittura quella ce n'ha due, oh. Ce n'ha due, oh. E na miseria. Guarda, oh. Guarda che roba. Una davanti più grossa, un'altra dietro, un borso, due valigie. E na miseria che roba. Cucciorà dentro se valigie. Come? Cos'è se portene tutta casa, sta gente? Eh? Che casì. O ci avranno i vestiti per cambiarsi, cucci capisci? Se porteranno tutto il beauty case, i trucchi, i controtrucchi, se donne, ormai è tutte smattite nel materialismo, nella terra, nel corpo, nella carne. Tutte diventene tutte erboriste, tutte cose lì, diventene tutte. E queste se donne ormai diventene tutte vegetariane. Tutte vegetariane, però pensano alla carne, no del magnà della carne, ma pensano per la carne dell'ora, non più per l'anima. Pensa un po', la gente, ci ho pensato, quello che dico io, ricordo, è legge, concreta e reale. Così deciso l'udienza è tolta, quindi la maggior parte di gente oggi diventano erboriste, si allontanano da Dio, mangiano l'erba come le capre, come le pecore, come i cavalli, fanno la vita, mangiano le erbe. Perché dicono che la carne fa male, però pensano solo agli egoismi personali, alla carne. Pensano solo al corpo, all'egoismo, si allontanano da Dio, si allontanano da tutto e diventano egoiste, al massimo, egoisti, tutti egoisti, oh. Porca miseria che merda, che generazione sbandata. Non c'è più santi né eroi, niente, tutti si sentono padri eterni in terra. Con la scusa che non si può mangiare la carne, io. Che beduini! Porca! Non lo sapete che in la Genesi Dio dice all'uomo: sottomettete gli animali e mangiate? Mangiate le bestie? Mangiate gli animali! Ci ha detto. Dio ce lo dice. Sottomettete gli animali? E alcune bestie si può mangiare. La carne si può mangiare, però no che uno si trasforma la sua carne come idolatria di se stesso, di se stessa. Io mi ricordo una si idolatrava se stessa, era più importante se stessa che chi è che diceva che amava. Porca! Boh! Come si fa? Anda indietro così. Perché non si può più definire che andiamo avanti così. Questa è una generazione morta, spenta. Ormai c'è la briga che c'è sta brutta. Sta brutta moda che le donne diventano uomini. Lesbiche diventano. E gli uomini diventano donne. Diventano prostituti. Se fanno in culà. Porca miseria che merda! E la donna non sta più con l'uomo, sta con la donna. La donna con la donna, l'uomo con l'uomo. Porca miseria, cosa siamo diventati, oh? L'egoismo sfrenato, egoistico, personale. Cosa siamo diventati? Porca miseria, oh. Quelli che vanno in giro, vedi le donne che vanno in giro così con l'uomo lì? La donna dice: io adesso sto a sta marionetta finché non so insoddisfatta. Dopo, quando non so insoddisfatta, vado con un'altra marionetta. Soggiogo e sottometto come i burattini in i teatrini. Dopo vado su un negro che c'ha la circoncisione, circonciso, che non c'ha la sensibilità. Così dura di più. E poi dopo divento lesbica, perché dopo mi stufferò pure con quello.
perché più c'ho più voglio, più c'ho più voglio. Questa è la moda di oggi, più c'ha e più voli. Boh. Oh! Non è possibile così, oh! Una generazione morta! Oh. Non è razzismo, eh! È un equilibrio sociale che è morto. Ormai è morto del nulla, nel nulla. È peggio di Sodoma e Gomorra e prima del diluvio. La Madonnina a Maggiugorje cosa ha detto? È peggio di Sodoma e Gomorra e del diluvio. Guarda, oh! Guarda che roba, oh! Tacchi contro tacchi! Se scudinsula, il biondo! Dopo le marionette vanno in cerca, guarda, vanno in cerca i grandoni, vedi? Vanno in cerca le donne di qua e di là, gire nel mondo, se smattiscene, e poi trattati da marionette! Bah! Io l'ho vissuto dalla pelle mia, lo saprò come va le faccende, ormai le so straso, le straso. Le donne oggi, le donne umane oggi, e l'uomo, quello l'uomo che cerca di comportarsi meglio di tutti, è un culo incappettato dalle fregature. Dopo è trattato come le marionette. E la donna finché non se lo trova un altro meglio, sta con quello. Quando se lo trova meglio, che è più dotato, va con quell'altro più dotato. Dopo la fine diventa lesbica. Perché dopo cosa fa? Dopo si mette con una donna, no? La donna con una donna e l'uomo con l'uomo. Boh, cosa siamo ridotti? Cosa c'è? Come ci siamo ridotti? Vabbè, però, e purtroppo è così. Cosa dice la Madonna a Maggiugorje? A Maggiugorje cosa ha detto? Che l'uomo ha superato ogni limite della pazienza divina, ha superato ogni limite dell'egoismo personale, l'egoismo senza amore, e l'ha superato tutte le cattiverie, le cose brutte, ha superato ogni limite prima del diluvio e prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, le città distrutte da Dio, e il diluvio, tutto il pianeta purificato da Dio, più che distrutto, purificato, la purificazione, e tutti quelli che c'era, che faceva una vita scellerata, disgraziata, disgramiata, sono decessi, spariti. Quindi quello che accadrà presto, il fuoco purificatore, divoratore, fonderà ogni elemento della terra, ogni creazione che l'uomo ingrato contro il Padre Eterno ha creato qui sulla terra, compresi degli esseri, delle creature simili che commettono sotto il sole e di notte molto male, che sono ormai posseduti dal demonio. Questi, se non si convertono presto, meglio adesso che dopo. Meglio prima che dopo. Però uno dice, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Però questa storia è una scusa per dire, dai, mi converto domani, oggi intanto pecco, dopo chi, domani chi si è visto, domani, dai, domani, rimandi sempre, dopo alla fine, all'ultimo momento, quando è troppo tardi vai all'inferno. Cerchiamo da convertirci prima, no? È meglio prevenire di curare che curare, eh? Ricordamocelo, adesso mi proteggo con quest'arma, con questi 10 dita, queste 10 dita che non mi è partite dei rulli della macchinario o de fabbrica nella torneria automatica. Una volta mi si è girata la mano, il braccio completamente, guarda che dedo storto, guarda. Guarda le storto, è sventrato, va per sverso, va per sudeto. Sudeto. E allora niente, questo video sicuramente ci ho messo vietato i minori di 15 anni, perché queste cose, certe parole forti che compromettono forse l'etnia diversa, ma invece no. Non è un compromesso o un razzismo, è un fatto di equilibrio sociale che purtroppo qui in Italia è svanito nel nulla. Perché se tu vai a mettere una bancarella italiano, se tu sei in italiano che vendi tu ciaffi in tutto, devi pagare fior de quattrini allo Stato
per l'affitto della bancarella devi pagare fior dei quattrini alla finanza, contro finanza, devi pagare al coso, il commercialista contro il commercialista, ti pia uno sbocco di sangue perché ti pia i problemi, perché devi pagare quello o quell'altro sempronio, devi pagare l'80% circa lo Stato. Invece questi abusivi mettono lì la bancarella per terra, i poliziotti passano e non gli dicono niente, però all'italiano va lì e dà la multa. Come si spiega qui? Quelli tutta la roba contraffatta fanne male, perché la roba contraffatta non fa altro che la roba di pirateria, non fa altro che distruggere, compromettere la nostra società italiana, compromettere tutti gli sforzi che ha fatto i nostri nonni, i nostri genitori e noi, tutti gli sforzi che ha fatto la generazione italiana, andò a finire. Fa così, puff, a posto, se svanisce tutto, adesso questi ci dominano tutti, a posto, questa gente ci domina, perché guai a me, se io parlavo pure più forte, aprivo il finestrino, quello mi dà una coltellata ante il cuore, diretta, oppure ante la fronte, morivo lì, finito, chiuso, quei due lì, Però non è che io, perché dico due negri, dico male dei negri, assolutamente, cioè sono dei negri, dei marocchini, che sia, molto bravi, dignitosi, lavorano, tutto. Non dobbiamo mai fare atti di vandalismo, di razzismo, che sia, mai, guai a noi. Noi dobbiamo voler bene tutti i nostri fratelli, anche di etnie diverse. Però se loro si comportano bene, degnamente, lavorano e faticano, sudano per lavorare, e tutto bene, lavorano bene, bene, per modo di dire, perché c'è più di loro che lavorano e più quelli italiani, però ti dirai, non c'è voglia di fatica, italiani, compagni a te, dopo lavorano loro, no? E invece no, perché le fabbriche assumono solo a loro, perché costa di meno la fabbrica, perché il governo ha stabilito così per distruggere l'italiano, perché se l'italiano, il governo stabiliva che costava meno l'italiano che l'extracomunitario, a stora, gli italiani lavoravano tutti, hai capito, pezzo di porco e porca? Allora, ricordiamoci questo qui, è un fatto che bisogna svegliarsi, bisogna che il governo fa qualcosa, perché noi non possiamo andare avanti così, non possiamo andare anzi indietro così, perché chi andiamo sempre più indietro, Questi deve ne sparire dalla circolazione. Ma io adesso te dico, no? Sta gente, tutti quanti, noi dobbiamo volerle bene, li accogliamo, e la Caritas gli dona tutto, il governo italiano gli dona casa e pagamento di chi, pagamento dell'AIE, paga tutto sopra le spalle nostre, sopra le trattenute degli italiani, tutti gli sforzi dei nostri nonni, i nostri genitori andati a puttane. Allora voglio dire, allora siccome siamo in questo, in questo passo, ormai la cosa sfugge di mano perché ce n'è troppa di sta gente. Comunque, chi è che si comporta bene? È una cosa bella, noi dobbiamo volere bene tutto, noi dobbiamo volere bene a tutti, anche il nostro nemico, anche chi è che ci distrugge, però non ci dobbiamo far mettere i bastoni tra le gambe oppure i piedi, non ci dobbiamo far sottomettere da questa gente, dobbiamo volere bene, rispettarli e tutto, da non comportarci da razzisti, assolutamente, perché il razzismo è una cosa satanica, ricordiamoci, però bisogna far valere i nostri diritti, a far valere i nostri diritti di equilibrio sociale, l'equilibrio sociale che è svanito nel nulla. Allora io ti ripeto sempre quelle le situazioni, io ti ripeto sempre quelli, i video sempre questi, bisogna assolutamente cercare da svegliarci una volta per tutte a rendere un equilibrio sociale giusto qui in Italia, che la gente che si comporta male qui in Italia, che sporca l'Italia, che è pagata dallo Stato, bisogna mandarla via. Bisogna mandarla via, perché lo Stato è ora che paga a noi italiani, cioè deve pagare a noi. Io l'assicurazione dovrei pagare 12,90 € all'anno come la pagano i zingari. I zingari invece dovrebbero pagare 100 volte di più. Perché questo dismisura, te dirai? Perché noi siamo italiani dall'origine, siamo nati in Italia e dobbiamo essere tutelati dal governo italiano, che non ci tutela niente. E questo è un discorso che Matteo Renzi a me mi sta facendo un cazzà. Mi fa incazzare Matteo Renzi a me, perché se lui vuole disdì una macchina d'epoca, io l'ho messa d'epoca, se la mette ad è non d'epoca, cambia la legge per non tutelare l'italiano sempre di più, non lo tutela, a me mi fa incazzare. Perché non mi scrive a me?
Perché non mi dice niente? Perché non mi ha scritto? Perché non mi aiuta? Perché a lui gli dà fastidio l'etnia italiana. Lui vuole quelli della Cambogia, vuole quelli di tutti gli altri paesi. Tutela i cinesi, tutela tutti quell'altri, i marocchini, tutela gli albanesi, tutela i rumeni, tutela tutela gli sfollati di guerra, però la maggior parte dei più tutelati è zingari, perché questi usufruiscono e percepiscono dal governo italiano 1500 euro al mese senza fa niente a testa, più un pacchetto di sigarette al giorno a testa. Questa è la verità e la realtà che te ignori. Allora, quando uno ignora le cose e campa, dice va a faticà, non fa altro che dire ma a me fa faticà, traimelo te il lavoro! Porca! Oh porco! Oh! Quando le agenzie tirinali meridene, quando me vedene, dicene va via Matteo, va via, cosa ci vieni a fare da noi? Cosa ci vieni a fare? Cosa vuoi? Il lavoro non si trova per te, lo vuoi capire? Mi dice. Lo trovi nei negri, mi dice. Te lo dico proprio schietto. A me mi dice ne cucì le agenzie terminali, perché me conoscene tutti. Me conoscene tutti. Negri, però, la definizione negro è sbagliata. Io gli dico, perché dite negri? Perché? Ti dirai, l'hai detto pure te. No, io lo dico io stesso che è sbagliata, perché negri è un modo dispregiativo da dire male ai nostri fratelli. No, non dobbiamo dire male a nessuna etnia extracomunitaria. No, non dobbiamo dire male, dobbiamo rispettarci gli uni gli altri, amarci gli uni gli altri. Come si fa, ma? Bisogna far rispettare la nostra cultura italiana, perché la cultura italiana sta a svanire nel nulla con tutta sa gente che addirittura mette nei crocifissi per din giù, perché rappresentano le sette sataniche, rappresentano Satana. La maggior parte di questa gente è posseduta dal demonio, quindi questa è una realtà che ci riguarda tutti verso lo sfatacascio d'Italia. Ecco qui, lo sfatacascio qual è? Che la gente che viene dall'estero ci impongono le loro leggi. Che viene di chi? Che c'è la legge nostra? Ci impone le loro leggi, perché il governo fa una legge che tutela loro, non noi. Allora noi dobbiamo assolutamente, voi dovete assolutamente capire una volta per tutte da condividere i miei video, da farli conoscere in tutta Italia sempre di più. No che i miei video hanno 300 visualizzazioni o 1000, ce ne devono avere 60 milioni di visualizzazioni. Una volta che c'ha 60 milioni di visite, un video mio che parlo di queste cose qui, non del razzismo, ricordate, non è razzismo, è equilibrio sociale. Da ripristinare l'equilibrio sociale qui in Italia. E lo ripristino io, con la gente che mi guarda, namo a fa una rivolta, una rivoluzione più che rivolta. No, una rivolta sembra brutto, non è una rivoluzione, è una rivoluzione. Andiamo a fare una rivoluzione positiva, buona, giusta, per una giusta causa di equilibrio sociale italiano. Mandiamo via tutti questi dentro il governo che comandene per rubà, hanno studiato per rubà, per scogitare i metodi per rubà, stanno a studiare tuttora per rubà sempre di più all'italiano, per tutelare questa gente porca, che è sfruttatrice, porta nelle malattie, porta nella droga, porta nella delinquenza, ammazza nella gente, vanno in giro con macete per strada. A Iesi un negro andava in giro con macete e minacciava la gente, li infilzava pure per strada, dicendo io ammazzo a voi italiani, diceva. Allora questo è razzista, contro l'italiano. Allora l'italiano non può essere razzista, perché sennò è definito fuori dalla società, va via, fugge, lo mandene proprio in galera a vita l'italiano se è definito razzista, no? Allora non si tratta di razzismo, si tratta di equilibrio sociale, ricordate. Allora condividi, imparate a condividere il mio video, la mia produzione video in tutta Italia, tutti italiani possibili, anche quelli extracomunitari, anche i cosiddetti negri. Nel senso spregiativo, dispregiativo, ma io non voglio di dispregiativo, perché c'è un amico mio, un amico per modo di dire, una volta che mi aiutava, adesso non mi aiuta più, perché io, siccome ho detto negro in te i video, questo adesso mi guarda, però è incazzato nero su me, mi vuole menà, e questo è grosso un bel po', è una bestia, se viene ciò mi dà un cazzotto, mi fa volà, mi fa ria a Roma, mi fa ria vicino alla porca.
Allora, te voglio dire che se questo mi vede, mi ammazza de bastonate su Omoli. Però io voglio bello, rispetto. Io quando dico negro, per dire che tutti gli extracomunitari, tutti. Però se uno nasce in Italia, anche se è marocchino, se è di origine di pelle scura, non fa niente, è italiano nel vero senso della parola, quindi non bisogna parlare negro o dispregiativo, no. Io chiedo scusa a tutti coloro che è di carnagione scura ma sono nati in Italia, io vi chiedo scusa, perché non vorrei che capite male e malinterpretate, perché voi altri capite male, malinterpretate tutto. Io mi baso su equilibrio sociale. Se te stai in Italia che sei nero de pelle, sei italiano e poi fa la rivoluzione con me. Ma poi condivide pure su video invece da offendete sempre tutto un continuo perché sei la pelle nera. A me non me frega se sei di pelle nera. Ci dobbiamo amare tutti quanti reciprocamente. Dobbiamo fare valere i nostri valori italiani. Qui in Italia, stiamo in Italia, dobbiamo farci valere i valori italiani. Allora, non trattando male un'etnia diversa, ma al governo dobbiamo andare dentro lì. Io dovrei essere il primo. Il primo in assoluto, tutti dietro di me. Sai Manganelli, mica ammazzà. Sai Manganelli, tutti dietro di me. Tutti, 60 milioni di persone dobbiamo andare dentro il Quirinale, dentro il palazzo del capo del governo, il capo dei ladri del governo, a mandare via tutti. A tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Ci deve essere un re che regna, un re unico, unico, sovrano d'Italia. Che lui allora cambia, ripristina tutte le leggi a tutte le famiglie italiane. Se io so re, se me fate re tutti quanti, io a tutte le famiglie italiane, a ognuno, anche quelli che hanno una pelle scura, però sono italiani, sono, hanno proprio, abitano in Italia, sono nati in Italia, e a tutti gli italiani, veri e propri, che è una vita che stanno in Italia, gli regalo le case di campagna gratis. Se io so re, ripristino tutte le fabbriche abbandonate, tutte le case abbandonate, le ripristino tutte da zero. Creo una fabbrica di soldi e i soldi li creo in continuazione e li do a chi c'ha bisogno. Italiani, sempre italiani, qualsiasi colore è, basta che è in Italia, è nato in Italia. Allora l'Italia se può rifiorire l'Italia. E le tasse, levo le tasse. Le tasse non ce deve essere. Deve essere un'Italia piena di giustizia e di pace, però ci vuole solo a lui. Ci vuole solo a lui, perché sennò dopo a me mi viene da incazzarmi e dopo mando via tutti quelli che stanno qui per di più per rubare, per spurcare, per portare le malattie, li mando tutti via, via, fuori, tutti quanti. Tutti quelli che senza senso, che stanno qui, li mando tutti via, fuori. La pulizia generale in Italia, tutti italiani che hanno sofferto, hanno tribulato, hanno fatto un sacco di sacrifici, gli regalo una casa senza pagamenti, senza bollette, senza lavoro, gli regalo un trattore, se c'è la casa di campagna, a tutti un trattore nuovo nuovo, tutto tutelato, la tutela in tutto all'italiano, no a sgubà sempre, a morire di fame, a destenti, tasse contro tasse, te scutula le tasse che in Italia non si può più campare. Io tutelavo tutto, l'italiano l'ho tutelato dalla A alla Z. E invece no, il governo che fa tutela l'etnia zingara. A 50 euro al giorno a persona senza fa niente, per andare a rubare. Per spaccare, per distruggere l'Italia e il mondo. Pensa. E paga ai profughi, paga ai profughi 900 euro a testa ogni mese. Senza fa niente. Allora quando c'è stato capitato il disastro a Genova, perché il governo, siccome paga i zingari 1500 euro a testa senza fa niente, paga i sfollati, paga quelli, i profughi, perché noi ha detto guarda, siccome io te pago, va a pulire la sua Genova, andate tutti a pulire su a Genova, a dare una mano a quelli di Genova. Invece da non tutelare niente quelli di Genova, si è trovati da soli puretti, pora gente. E tutti quelli che stanno in teleprigio, che fanno? Guadagnano i soldi del governo, guadagnano i soldi delle trattenute di pori operai disgraziati, senza fa niente. Dopo quando scappano dalla prigione vanno a ammazzare ancora.
Invece da farli sgubà, lì a Genova pulì tutta Genova, i prigionieri. Se io ero un re che comandavo, i prigionieri, i zingari e i profughi due ne ripulì tutta la città di Genova. I genovesi due ne sta dentro gli alberghi, come fa il governo ai zingari. Gli dà l'albergo, i genovesi due ne andà tutti in albergo nelle città vicine. Serviti e riveriti se io ero un re. Allora, votatemi. E sto video coinvolgete tutti italiani, 60 milioni di persone, mandate su video dappertutto, fatelo girare su video, se non mi aiutate è il governo che non cambia mai, ce devo andare io lì a comandare, devo essere re d'Italia, un re, un monarca assoluto, uno solo e basta, no tutti quell'altri, 5.000 e passa persone nel governo, ognuno pia 40.000 euro al mese per rubare. Più sfrutta le macchine dei pori disgraziati, le macchine blu, macchine tutte de lusso. Se può andare indietro così, qui è una presa. È una presa di consapevolezza sto video qui. È una presa di coscienza. Tutti quanti dovete assolutamente decidere. Non da condividere video senza senso che non portene a niente di fatto, ma condividere le produzioni video che hanno un senso logico. Ha un dovere di ognuno di noi per far sì che gli sforzi dei nostri nonni, i nostri genitori, gli sforzi nostri non vadano a puttane come stanno andando per merito del governo che tutela i zingari, tutela i profughi e tutela tutta la gente che viene dall'estero. E all'italiano non lo tutela per niente. Io mi auguro che la legge delle macchine d'epoca rimane invariata, perché sennò già che ci fa pagare il bollo fior dei quattrini per percorrere le strade italiane, che c'hai i pozzi in telle strade, che vai lì, spacchi le rode, spacchi tutto, non te tutela nessuno, mori lì, è fatta finita, il governo è contento. Se sei italiano che mori è contento, ma se sei extracomunitario e il governo gli dispiace, te paga per stare qui in Italia. I zingari, i sfollati. Adesso lo zingaro, prima era 1.350 euro al mese a testa, no? Gli dava più un pacchetto di sigarette al giorno, adesso 1.500 euro, praticamente 50 euro, prima era 45 euro al giorno. Te dirai, può essere pure passabile, potermi più chiude pure un occhio. Invece è 50 euro al giorno, senza fare per andare a rubare, e pagati pure per andare a rubare questi. Porca miseria, quanto mi fa incazzarmi. E poi c'è pure la tassa, l'IMU, l'ICI e poi cosa c'è? La TARS, la tassa TARS. Zio Leandro ha speso 500 e passa euro di tassa della casa. Questi esenti, non paga né niente questi, sa gente. E il governo li tutela in tutto. Porca miseria, guarda quanto mi fa incazzare sta roba. Non bisogna andare avanti così. Condividete su video, devo diventare re d'Italia. Matteo Montesi, re d'Italia, che ripristinerà tutta l'Italia. Se non viene Gesù adesso, se non viene Gesù presto, se voi me votate tutti quanti, senza, non ci deve essere più nessun parlamentare, nessuno, deve ne sparire tutti. Se voi condividete su video una volta per tutte. Eccomi che io, 17 ottobre 2014. Adesso fa un po' vedere la data chi? No, il 19, oh. Passa il tempo come il vento. Ero convinto che era il 17 e il 19. Non ci si crede. Vedi, ho faticato, ho spostato la legna lì da mia zia e mi sono fatto un orologio. Lor signori e lor signore. Un orologio che mi ha costato fior dei quattrini. Sai quanto mi ha costato? 28 euro. No, 28.000 lire. 28.000 lire adesso che ci penso. Guarda, questo qui? 14 euro. 14 euro. Vedi? È il Casio, questo è indistruttibile, non c'è niente da fare. E sto Casio qui ci ho faticato quando ero piccolo, tutto. Quella volta costava 40.000 lire. Adesso costa 14 euro. E si è sbassato. È strano, perché tanto non lo compra più nessuno questo qui. Lo compra solo nemmeno i bambini, gli piace più sta roba qui. Gli piace a tutti gli swatch e contro swatch. E pieni di colori, fosforescenti, la roba con le lancette piace. Quelli digitali non gli piace più a nessuno. A me solo mi piace. A me piace, sì, lo ammetto. Allora, attacco l'aria qui, che sennò moro di caldo. Se mi si impanna tutto.
e mi trovo qui a Macerata perché ho portato a casa mio figlio dalla mamma e adesso io sto andando a casa un'altra volta da mio padre e mia madre e mi trovo a Macerata fermo sotto a si lampio anni 80, guarda. Lampioni anni 80, vedi? E niente, adesso io mangio per l'anima e mangio per il corpo. Mi trovo qui, questa registrazione, questa produzione non è speciale perché oltretutto c'è questo triangolo qui di luce, vedi il triangolo lì di luce? Spezza il video, un macello, non si vede niente, però le luci non ce l'ho dentro sta macchina. C'è un accendio, eh? Che ci penso? C'è un accendino, tante volte mi rapisce ne qualche due, e gli brucio un due che sto e fuggio. Guarda un po'. Eccolo l'accendino. L'accendino è il fuoco, vedi? Il fuoco smosso da fratello vento artificiale, un vento formato da il motorino, quello lì che gira della ventola la ventola della macchina che gira, che fa girare il vento. C'è la gente che va per strada, e coppie contro coppie, uno che va oltre là non si sa dove va, un capo citrullo, le macchine, la gente va non si sa dove, a casa contro casa, insomma la gente vive, campa e si muove. Io qui con sta luce me la dovrei tenere sempre accesa in modo che mi si vede sempre il volto, però siccome sei stufo e stufa, siete stufi da vedermi a me in tel video, allora è meglio di scuro nero, no? È meglio di notte a posto, eh? È meglio così. Adesso io passo in quest'altro sedile qua, spegno la macchina prima di tutti, no? Vado in quest'altro sedile a mangiare, per il corpo e per l'anima, perché oggi è stato anche il compleanno in anticipato di mio nipote Michele. Di mio nipote è stato il compleanno, allora mia sorella mi ha dato qualcosa da mangiare. Speriamo che mi è sufficiente da mangiare. Mi è sufficiente, speriamo, eh. Oh, vedi? Adesso io qui mi ripio così. Speriamo che mi viene bene. Viene meglio a ripiarmi così. Si vede sempre il triangolo, vedi, va? Il triangolo qui, vedi? Il triangolo della luce. Allora, c'ho solo l'immagine di Gesù stasera, vedi? Gesù, confido in te, sempre, ovunque e per sempre. Amen. Allora, invoco lo Spirito Santo sopra di me e sopra di te pure che mi stai a guardare. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Allora, sono quasi le 21 di sera, le 9, oh. Domani mattina devo partire alle 6, mi viene a pià mio cugino Luca, che non ho fatto manco la valigia, e sono invitato... in un posto che già ci sono stato e per te sarà una sorpresa, perché forse, se Dio vorrà, in collaborazione con un uomo, con una persona credo importante di quel posto, creerò un video che andrà nel sito internet di quel comune e sono invitato lì un'altra volta da una persona che mi vuole molto bene, sono invitato lì e collaborerò col suo uomo proprio apposta per fare sta produzione video dentro quel coso lì, forse un bunker, non lo so, sicuramente ci vado stavolta, l'altra volta non ci so potuto andare, però stavolta non voglio farmelo sfuggire quel posto lì, perché io devo assolutamente prima o poi trovare un tesoro materiale, per far sta meglio a mio figlio, per far sta meglio a me, per far sta meglio a miei genitori che non ne pole ne più, e per far sta meglio a tanta gente che conosco. E forse anche a te che mi stai a guardare, se te la passi male io te farò sta bene, sempre se trovo un baule pieno di lingotti d'oro, di contro oro, però il tesoro più principale è l'anima, il tesoro dello spirito, il tesoro è lui, non tanto le cose materiali, perché qui sulla terra tutto passa, tutto svanisce, però per il momento ci abbiamo bisogno da pagare a Cesare. Oggi l'omelia ha detto: dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio, e cioè da amarci gli uni gli altri qui sulla terra, dai a Dio ciò che è di Dio. Qual è? L'amore, l'amore reciproco, amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati, Però dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio. Purtroppo Cesare chi è? È il governo, ma ci vuole troppo, ci spella a noi italiani. A noi italiani ci vuole pure l'anima,
vuole tutto, c'è spella, tutte bullette, contro bullette, adesso non si sa se c'è una legge che elimina le macchine d'epoca dopo 20 anni, ma le mette obbligatorie a 30 anni, e quelle che d'epoca, che andate d'epoca dopo 20 anni, come questa, me la rimette non d'epoca. E se me la rimette non d'epoca, io devo pagare 2.800 euro di assicurazione annua, anziché 280 euro che io pago all'anno. Se io a me me la mette 2.800 euro, me la rimette un'altra volta che non è d'epoca questa macchina, io sono costretto a demolirla, perché non posso permettermi da pagare questa macchina dell'assicurazione annua, mi viene 10 volte di più del costo di questa macchina, eh? È poco usa costa questa macchina, ormai è d'epoca, certo, è di interesse storico, per quello c'ha un valore, perché la Lancia Tema non la trovi più in circolazione, le trovi pochi pezzi, e questo è un pezzo unico, eccezionale, la macchina che va molto bene, e il motore ha fatto un macello di chilometri, certo, però va molto bene, a parte l'impianto elettrico, a parte che mi hanno impaccato un vetro, lo devo cambiare, a parte i freni che tanto l'usura ce l'hanno tutte le macchine, dopo un po' che la usi devi mettere i freni nuovi, è ovvio, no? A parte queste cose qui, è una macchina che va bene, è una macchina che è un motore che va bene, è indispensabile oggi in automobile, quindi per me, facendo questo lavoro qui di YouTube, e purtroppo non mi sostiene tutto quanto, perché il mantenimento di mio figlio e le bollette, contro bollette, la macchina che necessita di lavori continui, non è sufficiente queste cose qui. Dopo, siccome il governo non tutela la persona italiana, superati 29 anni d'età, poi morì di fame per il governo, che il governo è contento, te tartassa, piene di tasse e tutto. Invece da tutelare il governo, invece da tutelare noi italiani, tutela solo gli extracomunitari. Non è un razzismo, non è una forma di razzismo quella che sto a dire. Questo è un messaggio di comprensione e di consapevolezza di un equilibrio sociale che non esiste proprio, perché l'etnia definita zingara qui in Italia e paga 12,90 euro all'anno d'assicurazione, e il bollo sono esenti in tutto tranne che l'assicurazione, che pagano 12,90 euro all'anno. Invece io, se non è d'epoca sta macchina, devo pagare la bellezza di 2.800 euro, te rendi conto? La bellezza di 2.800 euro, guarda un po', guarda le borse grosse quanto le valigie, oh, se donne, guarda quella lì cosa c'ha. Scusa, c'ha una parnanza, porta i pantaloni, una parnanza, eh? Le valigie, oh, le borse, le valigie, cu ce tiene nelle donne in tesse borse? Pacchi dei preservativi a non finì, cu c'hanno le spirali, cosa c'hanno dentro quelle borse? Tutto col borso enorme, grosso quanto un diavolo, cu c'hanno? Io mi domando, no? Allora te voglio dire che il discorso mio è per fatte sapere, per fatte capire, per fatte prendere consapevolezza che se cambia la legge Matteo Renzi, e che le macchine da 20 anni, che è mese d'epoca, 20 anni e 3-4 anni che uno ce l'ha d'epoca, la mette un'altra volta non d'epoca, se cambia la legge drasticamente, cosa che stiamo lì e lì, che la cambia, ci vuole 30 anni precisi, da 30 anni in poi è tutto. Se cambia, io mi tocca che la rimetto che non d'epoca, e così mi suona le orecchie, l'assicurazione, eh? Invece da farci pagare gli altri le macchine e l'assicurazione 12,90 euro, sta assicurazione bassa la dona solo agli ex comunitari e le etnie di zingara. L'etnia zingara, perché questo succede? Perché il governo vuole distruggere l'italiano. Ecco qua, tutti i discorsi ultimamente sempre quelle, dico, però per farvi stappare la comprensione delle cose, per farvi cercare, una volta per tutte, da far prendere consapevolezza a tutti coloro che non lo sanno la gente, non lo sai te, però l'ho detto mille volte in tei video, pusta che non li vai a vedere le mie produzioni video, pusta che non le vedi, valle a guardare una volta per tutte. Almeno ti informi, riesci a prendere consapevolezza. Cerchiamo da prendere consapevolezza di queste cose qui, oh. Non è che non piamo niente consapevolezza, i genitori nostri, i vecchi, anziani, piene solo uno la pensione, come per esempio mio padre, al 20 del mese già ha finito tutto, eh? Mica mi vergogno a dirlo, perché noi tribuliamo come i ca, peggio di che i ca, anzi i ca non tribulano per niente, no, peggio di ca, eh? Tribuliamo un bel po' per andare avanti, te dirai, oh, e trovi meno te il lavoro, pezzo di un porco o porca.
C'era una porca tempo fa, diverso tempo fa, no? E mi diceva sempre: ho fatica, un lavoro stabile, fisso, no YouTube, che non farai mai niente la tua vita su YouTube. E invece ha detto: te non monetizzerai mai, non otterrai mai i diritti d'autore, la partner e tutto. Invece l'ho ottenuta. Invece l'ho ottenuta. Ecco qua. L'ho ottenuta, te va bene a te? No? Non me ne può fregare meno. Io quello che... volere e potere. Volere e potere. Boia chi molla. Ricordate te. Porca. Allora, se chi è che non voleva assolutamente che io ottenessi la parte nei diritti d'autore, il sistema automatizzato che permette che chiunque pubblica un video mio nell'altro canale, gli viene rimosso perfino il canale, se io voglio, se io do la... come se... Devo comandare. Allora, siccome ho ottenuto sta faccenda, dopo anni e anni di sputtanamenti, denigrazioni, continue, l'ho detto mille volte, questa lì non me ci credeva quella volta. Ha detto: te ci vuole una fabbrica che te pia fisso. Io ho detto: trovamelo te il lavoro, no? Invece da discorre, da disperate sempre, rimbocchete le maniche. Non vedi le maglietta corta? Le maniche corte, che non ce l'ho per niente, le maniche. Allora? Mi diceva sempre: va a faticà. Te non hai faticato mai, non ci vuoi da faticà. Io ho detto: non te basta 20 anni che ho faticato dentro un capannone di fabbrica? De carni bastardi. Non te basta che ho faticato di qua, di là, tutto un continuo. Mi sono dato sempre da fa. Adesso arriva ora, dopo tutti questi anni, che veramente YouTube mi si solidifica talmente tanto che devo guadagnare più di un operaio di fabbrica. Te dirai: no, va a faticare, rimboccate le maniche. Già ce l'ho rimboccate, porchi. Adesso il lavoro mio fisso dovrebbe iniziare a essere solo esclusivamente le produzioni video. Dopo io ho dato un messaggio al sindaco: se mi fa fatica fisso mezza giornata lì, mezza giornata le produzioni video, niente non è. Ben venga. Che sia una volta per tutte, però. Che sia una volta per tutti. Adesso mi tocca accendere l'aria. Perché sto a crepà. Perché se apri i finestri è un casino per te, dopo non senti niente. Già che non senti adesso, se apri i finestri un macello, non senti niente. Allora, te voglio dire, quindi, te dirai: chi te credi da essere, il Padre Eterno? No, io non l'ho detto mai da essere il Padre Eterno, io non l'ho detto mai, anzi, sono un nulla, di fronte a te, di fronte a tutti quelli che mi stanno a guardare. Però, dico la mia, ognuno ha la libertà di pensiero. Ognuno esprime i suoi pensieri, però quello che dico io, più che pensieri, sono consapevolezza, sono dati di fatto, sono un'udienza che è decisa e accolta. Anche se te non l'accogli, è un'udienza decisa e accolta. Così deciso, l'udienza è tolta, chiuso, punto, basta, finito, zero, te end. Quindi tutto quello che dico io è legge concreta, reale e vera. Tutte le cose che ho detto io fino adesso sono sempre avverate, sempre, dalla A alla Z. Dopo, se c'è un'altra lettera, pure quella si avvera. Tutto. Qualsiasi cosa ho detto io e dico è quella. Fine. Allora, detto questo, io adesso mangio, mi riempo di energia e di protezione, mi riempo di uno scudo di difesa contro le insidie dei demoni, sempre nel nome di Gesù e per intercessione di Madre Maria, invocando e chiedendo aiuto allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono da Dio, lo spirito creatore di tutto, che fa parte di Gesù, perché Dio si è fatto uomo in Gesù, che pullula di vita per ognuno di noi.
Lui è l'unica strada, l'unica via, verità e vita, l'unica certezza di resurrezione per ognuno di noi. Se non ci affidiamo a Lui, siamo persi nel nulla, eh? Siamo finiti se non ci affidiamo a Lui, eh? Vedi? Chi tocca sta attenti, chi? Adè, chiudo, a to, menchiavo dentro, a posto, tocca sta attenti, sono tutti i sinegri in giro, perché questi vengono in oltre, te spacchi nella macchina, te rubano e te sventrene, te ficcano una coltellata ante il cuore, manco te accorgi, però... Chi è che è nati qui? Sono italiani, veri e propri. Non c'è un razzismo, un'etnia diversa. No, siamo tutti fratelli. Siamo tutti un agglomerato di fratelli e sorelle qui nella terra, sempre se siamo uniti in Gesù. Quindi l'odio razziale non ci deve essere. Però ci dovrebbe essere, tramite il governo, eh? Un giusto equilibrio sociale, che quello non c'è, perché l'italiano dovrebbe essere tutelato prima dello straniero, dopo lo straniero deve essere tutelato, no prima lo straniero, poi l'italiano per niente, prima lo straniero e finisce l'italo straniero e basta, l'italiano no, perché così? Apposta io ho chiuso perché chi se no mi danno una coltellata, se mi senteni, eh? Una coltellata lunga un metro e mezzo e una spada, vanno in giro con le spade questi, eh? Bisogna stare attenti, già mi hanno occhiato, così ha fatto, così. Io se ero un italiano, se uno parlava dentro una macchina, non lo guardavo per niente, perché occhio non vede, cuore non dole. Se tu per esempio guardi a uno, roba che io non ero un italiano, ero uno che stava a discorrere dentro la macchina, non voleva che sia stato guardato, che c'è un'arma, gli sparavo a cui do. E invece no, sono pacifico, cerco di essere in fraternità universale verso tutti, non rompo a nessuno, ma non voglio nemmeno che mi rompe nessuno. Ti dirai, allora se non vuoi che ti rompe nessuno, non ti metti in mostra, no? Occhio non vede, cuore non dole, lo dici pure te, vero? Però come fa a spiegarmi, a far prendere consapevolezza a te che mi stai a guardare se non devo ripià? Se non ripio, come fa a farti più consapevolezza, eh? Oh porca! Oh, allora adesso io cerco da riempirmi di una protezione di difesa con le dita, perché il rosario, la corona del rosario l'ho lasciata a casa oggi, vedi? Ti direi, come mai? Perché? Perché due non fa tre. Siccome non fa tre, oggi non ce l'ho con me. Ci fa pure rima. Vedi che trovo pure le rime. Però c'ho le dita. Grazie a Dio sono 10 ancora. Ti direi, mannaggia, non ci poteva avere tre dita, almeno non lo recitai. Vero? E invece bisogna recitarlo, perché è una protezione potente contro gli attacchi infernali. Quella si è presa paura quando ho detto vero. Guarda, va su sa col bursoli in mezzo alle braccia. Chissà chi ci avrà dentro quella borsa. Io adesso vorrei aprire le borse di tutte quante, chi? Tutte quante queste tope che vanno su. Vorrei aprire queste borse. Addirittura quella ce n'ha due, oh. Ce n'ha due, oh. E na miseria. Guarda, oh. Guarda che roba. Una davanti più grossa, un'altra dietro, un borso, due valigie. E na miseria, che roba. Cucciorà dentro se valigie. Come? Cos'è se portene tutta casa, sta gente? Eh? Che casì, eh? O ci avranno i vestiti per cambiarsi, cucci capisci? Se porteranno tutto il beauty case, i trucchi, i controtrucchi, se donne, ormai è tutte smattite nel materialismo, nella terra, nel corpo, nella carne. Tutte diventene tutte erboriste, tutte cose lì, diventene tutte e... Queste donne ormai diventano tutte vegetariane. Tutte vegetariane, però pensano alla carne. No del magnà della carne, ma pensano per la carne dell'ora. Non più per l'anima. Pensa un po', la gente, ci ho pensato. Quello che dico io, ricordo, è legge, concreta e reale. Così deciso l'udienza è tolta. Quindi la maggior parte di gente oggi diventano erboriste, si allontanano da Dio,
Mangia nell'erba come le capre, come le pecore, come i cavalli. Fa nella vita, mangia le erbe. Perché dice che la carne fa male, però pensene solo agli egoismi personali, alla carne. Pensene solo al corpo, all'egoismo. Si allontanene da Dio, si allontanene da tutto. E diventene egoiste, al massimo, egoisti, tutti egoisti, oh. Porca miseria, che merda. Che generazione sbandata. Non c'è più santi né eroi, niente, tutti si sentono padri eterni in terra. Con la scusa che non si può mangiare la carne, io. Che beduini, beduini! Porco porca! Non lo sapete che in la Genesi Dio dice all'uomo: sottomettete gli animali e mangiate? Mangiate le bestie? Mangiate gli animali! Ci ha detto! Dio ce lo dice! Sottomettete gli animali? E alcune bestie si può mangiare. La carne si può mangiare. Però no, che uno si trasforma la sua carne come idolatria di se stesso, di se stessa. Io mi ricordo una si idolatrava se stessa. Era più importante se stessa che chi è che diceva che amava. Porca! Boh! Come si fa? Andà indietro così, perché non si può più definire che andiamo avanti così. Questa è una generazione morta, spenta. Ormai c'è la briga che c'è sta brutta moda che le donne diventano uomini, lesbiche diventano, e gli uomini diventano donne, diventano prostituti. Se fanno in culà. Porca miseria, che merda. E la donna non sta più con l'uomo, sta con la donna. La donna con la donna, l'uomo con l'uomo. Porca miseria, cosa siamo diventati, io. L'egoismo sfrenato, egoistico, personale. Cosa siamo diventati? Porca miseria. Quelli che vanno in giro, vedi le donne che vanno in giro così con l'uomo lì? La donna dice: io adesso sto a sta marionetta finché non so insoddisfatta. Dopo, quando non so insoddisfatta, vado con un'altra marionetta. Soggiogo e sottometto come i burattini in te i teatrini. Dopo vado su un negro che c'ha la circoncisione, circonciso, che non c'ha la sensibilità, così duro di più, dura di più. E poi dopo divento lesbica, perché dopo mi stufferò pure con quello. Perché più c'ho più voglio, più c'ho più voglio. Questa è la moda di oggi, più c'ha e più vuole. Oh! Non è possibile così, oh! Una generazione morta. Non è razzismo, È un equilibrio sociale che è morto. Ormai è morto del nulla, nel nulla. È peggio di Sodoma e Gomorra e prima del diluvio. La Madonnina a Maggiugorje cosa ha detto? È peggio di Sodoma e Gomorra e del diluvio. Guarda, oh! Guarda che roba, oh! Tacchi contro tacchi. Se scudinsula, il biondo. Dopo le marionette vanno in cerca, guarda, vanno in cerca i grandoni, vedi? Vanno in cerca le donne di qua, di là, gire nel mondo, se smattiscene, e poi trattati da marionetti. Io l'ho vissuto dalla pelle mia, lo saprò come va le faccende, ormai le strasò. Le donne oggi, le donne umane oggi, e l'uomo... Quello, l'uomo che cerca di comportarsi meglio di tutti, è incappettato dalle fregature. Dopo è trattato come le marionette. E la donna, finché non se lo trova un altro meglio, sta con quello. Quando se lo trova meglio, che è più dotato, va con quell'altro più dotato. Dopo alla fine diventa lesbica. Perché dopo cosa fa? Dopo si mette con una donna, no? La donna con una donna e l'uomo con l'uomo. Cosa siamo ridotti? Come ci siamo ridotti?
Vabbè, però, e purtroppo è così. Cosa dice la Madonna a Maggiugorie? A Maggiugorie cosa ha detto? Che l'uomo ha superato ogni limite della pazienza divina, ha superato ogni limite dell'egoismo personale, l'egoismo senza amore, e l'ha superato tutte le cattiverie, le cose brutte, ha superato ogni limite prima del diluvio e prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, le città distrutte da Dio, e il diluvio tutto il pianeta purificato da Dio, più che distrutto, purificato, la purificazione, e tutti quelli che c'era, che faceva una vita scellerata, disgraziata, disgramiata, sono decessi, spariti. Quindi quello che accadrà presto, il fuoco purificatore, divoratore, fonderà ogni elemento della terra, ogni creazione che l'uomo ingrato contro il Padre Eterno ha creato qui sulla terra, compresi degli esseri, delle creature simili che commettono sotto il sole e di notte molto male, che sono ormai posseduti dal demonio. Questi, se non si convertono presto, meglio adesso che dopo, meglio prima che dopo. Però uno dice, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai, però questa storia è una scusa per dire, dai, mi converto domani, oggi intanto pecco, dopo chi, domani chi si è visto, domani, dai, domani, rimandi sempre, dopo alla fine, all'ultimo momento, quando è troppo tardi vai all'inferno. Cerchiamo da convertirci prima, no? È meglio prevenire di curare che curare, eh? Ricordamocelo, adesso mi proteggo con quest'arma, con questi 10 dita, queste 10 dita che non mi è partita dei rulli della macchinaria o de fabbrica nella torneria automatica. Una volta mi si è girata la mano, il braccio completamente, guarda che dedo storto, guarda. Ora l'è storto, è sventrato, va per sverso, va per su dedo. Su dedo. E allora niente, questo video sicuramente ci ho messo vietato i minori di 15 anni, perché queste cose, certe parole forti che compromettono forse l'etnia diversa, ma invece no. Non è un compromesso o un razzismo, è un fatto di equilibrio sociale che purtroppo qui in Italia è svanito nel nulla. Perché se tu vai a mettere una bancarella italiano, se tu sei in italiano che vendi tu ciaffi in tutto, devi pagare fior de quattrini allo Stato per l'affitto della bancarella, devi pagare fior de quattrini alla finanza, contro finanza, devi pagare al coso, il commercialista contro il commercialista, ti pia uno sbocco di sangue perché ti pia i problemi, perché devi pagare quello, quell'altro, sempronio, devi pagare l'80% circa lo Stato. Invece questi abusivi, mettene lì la bancarella per terra, i poliziotti passano e non gli dice niente, però all'italiano va lì e dà la multa. Come si spiega qui? Quelli tutta la roba contraffatta fanne male, perché la roba contraffatta non fa altro che la roba di pirateria, non fa altro che distruggere, distruggere, compromettere la nostra società italiana, compromettere tutti gli sforzi che ha fatto i nostri nonni, i nostri genitori e noi, tutti gli sforzi che ha fatto la generazione italiana, andò a finire. Fa così, puff, a posto, se svanisce tutto, adesso questi ci dominano tutti, a posto, questa gente ci domina, perché guai a me, se io parlavo pure più forte, aprivo il finestrino, quello mi dà una coltellata ante il cuore, diretta, oppure ante la fronte, morivo lì, finito, chiuso, quei due lì, Però non è che io, perché dico due negri, dico male dei negri, assolutamente, cioè sono dei negri, dei marocchini, che sia, molto bravi, dignitosi, lavorano, tutto. Non dobbiamo mai fare atti di vandalismo, di razzismo, che sia, mai, guai a noi. Noi dobbiamo voler bene tutti i nostri fratelli, anche di etnie diverse. Però se loro si comportano bene, degnamente, lavorano e faticano, sudano per lavorare, e tutto bene, lavorano bene, bene, per modo di dire, perché c'è più di loro che lavorano e più quelli italiani, però ti dirai, non c'è voglia di fatica, italiani, compagni a te, dopo lavorano loro, no?
E invece no, perché le fabbriche assumono solo a loro, perché costa di meno la fabbrica. Perché il governo ha stabilito così per distruggere l'italiano. Perché se l'italiano, il governo stabiliva che costava meno l'italiano che l'extracomunitario, a stora gli italiani lavoravano tutti. Hai capito, pezzo di porco e porca? Allora, ricordiamoci questo qui. È un fatto che bisogna svegliarsi, bisogna che il governo fa qualcosa, perché noi non potremo andare avanti così. Non potremo andare, anzi, indietro così. Perché chi andiamo sempre più indietro, eh? Questi deve ne sparire dalla circolazione. Ma io adesso te dico, no? Sta gente, tutti quanti, noi dobbiamo volerle bene, li accogliemo, e la Caritas gli dona tutto, il governo italiano gli dona casa, e pagamento di chi? Pagamento dell'AIE, paga tutto, sopra le spalle nostre, sopra le trattenute degli italiani, tutti gli sforzi dei nostri nonni, i nostri genitori andati a puttane. Allora, voglio dire, allora, siccome siamo in questo, passo, ormai la cosa sfugge di mano, perché ce n'è troppa questa gente. Comunque, chi è che si comporta bene è una cosa bella. Noi dobbiamo volere bene tutto, noi dobbiamo volere bene a tutti, anche il nostro nemico, anche chi è che ci distrugge. Però non ci dobbiamo far mettere i bastò tra le gambe, oppure i piedi, non ci dobbiamo far sottomettere da questa gente. Dobbiamo volere bene, rispettarli e tutto, da non comportarci da razzisti, assolutamente, perché il razzismo è una cosa satanica, ricordiamoci. Però bisogna far valere i nostri diritti, a far valere i nostri diritti di equilibrio sociale, l'equilibrio sociale che è svanito nel nulla. Allora io ti ripeto sempre quelle, le situazioni, io ti ripeto sempre quelli, i video sempre questi. Bisogna assolutamente cercare da svegliarci una volta per tutte a rendere un equilibrio sociale giusto qui in Italia, che la gente che si comporta male qui in Italia, che sporca l'Italia, che è pagata dallo Stato, bisogna mandarla via. Bisogna mandarla via, perché lo Stato è ora che paga a noi italiani, cioè deve pagare a noi. Io l'assicurazione dovrei pagare 12,90 € all'anno come la pagano i zingari. I zingari invece dovrebbero pagare 100 volte di più. Perché questo dismisura, te dirai? Perché noi siamo italiani dall'origine, siamo nati in Italia e dobbiamo essere tutelati dal governo italiano, che non ci tutela niente. E questo è un discorso che Matteo Renzi a me mi sta facendo incazzare. Mi fa incazzare Matteo Renzi a me. Perché se lui vuole disdì una macchina d'epoca, io l'ho messa d'epoca, se la mette ad è non d'epoca, cambia la legge per non tutelare l'italiano sempre di più, non lo tutela, a me mi fa incazzare. Perché non mi scrive a me? Perché non mi dice niente? Perché non mi ha scritto? Perché non mi aiuta? Perché a lui gli dà fastidio l'etnia italiana. Lui vuole quelli della Cambogia, vuole quelli di tutti gli altri paesi, tutela i cinesi, tutela tutti quell'altri, i marocchini, tutela gli albanesi, tutela i rumeni, tutela gli sfollati di guerra, però la maggior parte dei più tutelati è zingari. Perché questi usufruiscono e percepiscono dal governo italiano 1,500 € al mese senza fa niente a testa, più un pacchetto di sigarette al giorno a testa. Questa è la verità e la realtà che te ignori. Allora, quando uno ignora le cose e campa, dice va a faticà, non fa altro che dire ma a me fa faticà, traimelo te il lavoro! Porca! Oh porco! Oh, quando le agenzie tirinali meridene, quando me vedene, dicene va via Matteo, va via, cosa ci vieni a fare da noi? Cosa ci vieni a fare? Cosa vuoi? Il lavoro non si trova per te, lo vuoi capire? Mi dice, lo trovi nei negri, mi dicene. Te lo dico proprio schietto, a me mi dicene così le agenzie tirinali, perché me conoscene tutti. Me conoscene tutti, negri, però la definizione negro è sbagliata. Io gli dico, perché dite negri? Perché? Ti dirai, l'hai detto pure te? No, io lo dico io stesso che è sbagliata, perché negri è un modo dispregiativo da dire male ai nostri fratelli. No, non dobbiamo dire male a nessuna etnia extracomunitaria. No, non dobbiamo dire male, dobbiamo rispettarci gli uni gli altri, amarci gli uni gli altri. Come si fa, ma? Bisogna far rispettare
la nostra cultura italiana, perché la cultura italiana sta a svanire nel nulla con tutta sa gente che addirittura mette nei crocifissi per d'ingiù, perché stanno, rappresentano le sette sataniche, rappresentano Satana. La maggior parte di questa gente è posseduta dal demonio. Quindi questa è una realtà che ci riguarda tutti verso lo sfatacascio. Lo sfatacascio d'Italia. Ecco qui, lo sfatacascio qual è? Che la gente che viene dall'estero ci impongono le loro leggi. Che viene di chi? Che c'è la legge nostra? Ci impone le loro leggi. Perché il governo fa una legge che tutela loro, non noi. Allora noi dobbiamo assolutamente, voi dovete assolutamente capire una volta per tutte da condividere i miei video, da farli conoscere in tutta Italia sempre di più. No che i miei video hanno 300 visualizzazioni o 1000, ce ne devono avere 60 milioni di visualizzazioni. Una volta che c'ha 60 milioni di visite, un video mio che parlo di queste cose qui, non del razzismo, ricordate, non è razzismo, è equilibrio sociale. Da ripristinare l'equilibrio sociale qui in Italia. E lo ripristino io, con la gente che mi guarda, namo a fa una rivolta, una rivoluzione più che rivolta. No, una rivolta sembra brutto, non è una rivoluzione, non è una rivoluzione. Andiamo a fare una rivoluzione positiva, buona, giusta, per una giusta causa di equilibrio sociale italiano. Mandiamo io a tutti questi dentro il governo che comandene per rubà. Hanno studiato per rubà, per scogitare i metodi per rubà, stanno a studiare tuttora per rubà sempre di più all'italiano, per tutelare questa gente porca, che è sfruttatrice, porta nelle malattie, porta nella droga, porta nella delinquenza, ammazza nella gente, vanno in giro con macete per strada, a Iesi un negro andava in giro con macete e minacciava la gente, li infilzava pure per strada, dicendo io ammazzo a voi italiani, diceva. Allora questo è razzista, è razzista contro l'italiano. Allora l'italiano non può essere razzista, perché sennò è definito fuori dalla società, va via, fugge, lo mandene proprio in galera a vita l'italiano se è definito razzista, no? Allora non si tratta di razzismo, si tratta di equilibrio sociale, ricordate. Allora condividi, imparate a condividere il mio video, la mia produzione video in tutta Italia, tutti italiani possibili, anche quelli extracomunitari, anche i cosiddetti negri. Nel senso spregiativo, dispregiativo, ma io non voglio di dispregiativo, perché c'è un amico mio, un amico per modo di dire, una volta che mi aiutava, adesso non mi aiuta più, perché io, siccome ho detto negro in te i video, questo adesso mi guarda, però è incazzato nero su me, mi vuole menà, e questo è grosso un bel po', è una bestia, se viene ciò mi dà un cazzotto, mi fa volà, mi fa ria a Roma, eh? Mi fa ria vicino alla porca, eh? Allora te voglio dire che se questo mi vede mi ammazza de bastonate su omoli. Però io voglio bello, rispetto. Io quando dico negro, per dire che tutti gli extracomunitari, tutti. Però se uno nasce in Italia, anche se è marocchino, se è di origine di pelle scura, non fa niente, è italiano nel vero senso della parola, quindi non bisogna parlare negro o dispregiativo, no. Io chiedo scusa a tutti coloro che è di carnagione scura ma sono nati in Italia, io vi chiedo scusa, perché non vorrei che capite male e malinterpretate, perché voi altri capite male, malinterpretate tutto. Io mi baso su equilibrio sociale, se te stai in Italia che sei nero de pelle, sei italiano e poi fa la rivoluzione con me. Ma poi condivide pure su video invece da offendete sempre, tutto un continuo, perché sei la pelle nera. A me non mi frega se sei la pelle nera. Ci dobbiamo amare tutti quanti reciprocamente, dobbiamo fare valere i nostri valori italiani. Qui in Italia, stiamo in Italia, dobbiamo farci valere i valori italiani. Allora non trattando male un'etnia diversa, ma al governo dobbiamo andare dentro lì, io dovrei essere il primo. Il primo in assoluto, tutti dietro di me. Sai manganelli, mica ammazzà. Sai manganelli, tutti dietro di me. Tutti, 60 milioni di persone dobbiamo andare dentro il Quirinale, dentro il palazzo del capo del governo, il capo dei ladri del governo, a mandare via tutti. A tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Ci deve essere un re che regna, un re unico, unico, sovrano d'Italia. Che lui allora cambia, ripristina tutte le leggi a tutte le famiglie italiane,
se io so re, se me fate re tutti quanti, io a tutte le famiglie italiane, a ognuno, anche quelli che hanno una pelle scura, però sono italiani, sono, hanno proprio, abitano in Italia, sono nati in Italia, e a tutti gli italiani, veri e propri, che è una vita che stanno in Italia, gli regalo le case di campagna gratis. Se io so re, ripristino tutte le fabbriche abbandonate, tutte le case abbandonate, le ripristino tutte da zero. Creo una fabbrica di soldi e i soldi li creo in continuazione e li do a chi c'ha bisogno. Italiani, sempre italiani, qualsiasi colore è, basta che è in Italia, è nato in Italia. Allora l'Italia se può rifiorire, può rifiorire l'Italia. E le tasse, levo le tasse. Le tasse non ce deve essere. Deve essere un'Italia piena di giustizia e di pace. Però ci vuole solo a lui. Ci vuole solo a lui, perché sennò dopo a me mi viene da incazzarmi e dopo mando via tutti quelli che stanno qui per di più per rubare, per spurcare, per portare le malattie. Li mando tutti via, via, fuori, tutti quanti. Tutti quelli che senza senso, che stanno qui, li mando tutti via, fuori. La pulizia generale in Italia. Tutti italiani che hanno sofferto, hanno tribulato, hanno fatto un sacco di sacrifici, gli regalo una casa senza pagamenti, senza bollette, senza lavoro. Gli regalo un trattore, se c'è la casa di campagna, a tutti un trattore nuovo nuovo. Tutto tutelato, la tutela in tutto. All'italiano, no a sgubà sempre, a morire di fame, a destenti, tasse contro tasse, te scutula le tasse che in Italia non si può più campare. Io tutelavo tutto, l'italiano l'ho tutelato dalla A alla Z. E invece no, il governo che fa tutela l'etnia zingara. A 50 euro al giorno a persona senza fa niente, per andare a rubare. Per spaccare, per distruggere l'Italia e il mondo. Pensa. E paga ai profughi. Paga ai profughi 900 euro a testa ogni mese. Senza fa niente. Allora quando c'è stato capitato il disastro a Genova, perché il governo, siccome paga i zingari 1500 euro a testa senza fa niente, paga i sfollati, paga quelli, i profughi, perché noi ha detto guarda, siccome io te pago, va a pulire la sua Genova, andate tutti a pulire sua Genova, a dare una mano a quelli di Genova. Invece da non tutelare niente quelli di Genova, si è trovati da soli puretti, pora gente. E tutti quelli che stanno in teleprigio, che fanno? Guadagnano i soldi del governo, guadagnano i soldi delle trattenute di pori operai disgraziati, senza fa niente. Dopo quando scappano dalla prigione vanno a ammazzare ancora. Invece da farli sgubare, lì a Genova, pulì tutta Genova, i prigionieri. Se io ero il re che comandavo, i prigionieri, i zingari e i profughi due ne ripulì tutta la città di Genova. I genovesi due ne sta dentro gli alberghi, come fa il governo ai zingari, gli dà l'albergo. I genovesi due ne andà tutti in albergo nelle città vicine, serviti e riveriti se io ero re. Allora votatemi e sto video coinvolgete tutti italiani, 60 milioni di persone, mandate su video dappertutto, fatelo girare su video, se non mi aiutate è il governo che non cambia mai, ce devo andare io. Ce devo andare io lì a comandare. Devo essere re. Re. Re d'Italia. Un re, un monarca assoluto, uno solo e basta. No tutti quell'altri, 5.000 e passa persone nel governo, ognuno pia 40.000 euro al mese per rubare. Più sfrutta le macchine dei pori disgraziati, le macchine blu, macchine tutte de lusso. Se può andare indietro così? Qui è una presa... È una presa di consapevolezza sto video qui. È una presa di coscienza. Tutti quanti dovete assolutamente decidere non da condividere video senza senso che non portano a niente di fatto, ma condividere le produzioni video che hanno un senso logico. Ha un dovere di ognuno di noi per far sì che gli sforzi dei nostri nonni, i nostri genitori, gli sforzi nostri non vadano a puttane. Come stanno andando per merito del governo che tutela i zingari, tutela i profughi e tutela tutta la gente che viene dall'estero.
E all'italiano non lo tutela per niente. Io mi auguro che la legge delle macchine d'epoca rimane invariata, perché sennò già che ci fa pagare il bollo fior dei quattrini per percorrere le strade italiane, che c'hai i pozzi in telle strade, che vai lì, spacchi le ruote, spacchi tutto, non te tutela nessuno, mori lì, è fatta finita, il governo è contento. Se sei italiano che mori è contento, ma se sei extracomunitario e il governo gli dispiace, te paga per stare qui in Italia. I zingari, i sfollati. Adesso lo zingaro, prima era 1350 euro al mese a testa, no? Gli dava più un pacchetto di sigarette al giorno, adesso 1500 euro, praticamente 50 euro, prima era 45 euro al giorno. Te dirai, può essere pure passabile, potermi più chiude pure un occhio. Invece è 50 euro al giorno, senza fai pendar rubà, glieli pagati pure pendar rubà questi. Porca miseria, quanto mi fa incazzarmi. E poi c'è pure la tassa, l'IMU, l'ICI, e poi cosa c'è? La TARS, la tassa TARS. Zio Leandro ha speso 500 e passa euro di tassa della casa. Questi esenti, non paga né niente questi, sa gente. E il governo li tutela in tutto. Porca miseria, guarda quanto mi fa incazzare sta roba. Non bisogna andare avanti così. Condividete su video, devo diventare re d'Italia. Matteo Montesi, re d'Italia, che ripristinerà tutta l'Italia. Se non viene Gesù adesso, se non viene Gesù presto, se voi me votate tutti quanti, senza, non ci deve essere più nessun parlamentare, nessuno, deve ne sparire tutti. Se voi condividete su video una volta per tutte, però deve starci 60 milioni di visite in questo video qui. Condividilo a tutti, anche il più vecchio familiare tuo fai vedere sta faccenda qui, perché riguarda pure a lui. L'Italia sta a scomparire, l'Italia si sta a distruggere per causa di sta gentaccia. Però no, non dobbiamo trattare male a nessuno, non dobbiamo fare le rivolte senza coscienza, da menà, da ammazzare, no. Cerchiamo da fare le cose col cervello, non da fare le cazzate. Prima di tutti, condividete sto video, 60 milioni di persone italiane dovrebbero vedere questo video qui. Poi contattatemi per iniziare la rivoluzione. Andà dentro il Quirinale, dentro il Parlamento. Dobbiamo andare lì, almeno 2-3 milioni di persone dietro di me, io il primo, che fa il portavoce. Andiamo lì e famo piazza pulita di tutti. Dopo lì mi metto a sede e dopo lì entro in comando, una volta per tutte. Così ripristino l'Italia. L'Italia e l'Europa, la ripristino io. Fuori tutti, tutti i vecchi rimbambiti che governene per rubare, tutti all'ospizio li mando. Tutti all'ospizio, con 500 euro al mese, anziché 40.000 euro. Più le spese, altre truffe che fanno contro di noi. Tutti all'ospizio li mandavo, si vecchi rimbambiti. E quelli più giovani che stanno lì per rubare, per piace per il culo, fuori tutti, e davo 500 euro di pensione al mese. Poi i zingari, tutti via, fuori, finito, chiuso, punto. Le forze armate, i cannò, miralli coi cannò, senza le minacce va bene, però no, ammazzarli che sia. Se non vanno via, allora uno dopo deve sparare i cannò. Deve sparare i carri armati, bisogna che cominci a sparare, tanto cosa deve fare. Però bisogna a comportarsi meglio possibile. Te dirai, te sei di Gesù, pensi a sparare i cannò. No, non penso a sparare i cannò, però i zingari è un'etnia molto pericolosa, perché quelli, quando meno te l'aspetti, i poliziotti, i carabinieri, la finanza, non gli fa niente i zingari, perché tutelati dal governo prima di tutti. Secondo, c'hanno paura i poliziotti, la finanza, i carabinieri, c'hanno una paura, se cagano addosso, perché non pole ne fa il primo passo, non gli pole sparare. Non gli pole fa niente, i zingari tirano fuori una spada lunga 2,5 metri, al carabiniere, al poliziotto, alla finanza, e la dante il cuore direttamente. Te dimmi se non mi sbaglio! Poliziotto, poliziotta contro poliziotto, carabiniere contro carabiniere, finanza, finanziere contro finanziere. Tutti indagati, tutti ladri, tutti un macello. Giudici contro giudici, avvocati. Te che mi stai a guardare, avvocato o giudice, dimmi se non c'ho ragione! Condividi su video, giudice, condividi te, carabiniere, polizia contro polizia, giudice contro giudice, condividete il video! Se divento re io, se mi fate re, comanderò
per una giusta causa, e cioè da ripristinare tutta l'Italia. E se la fa pure l'Europa. Basta che ciò e tutti italiani d'accordo con me. Quindi condividete sta produzione video una volta per tutti. Condividete la sta produzione video, perché non è possibile che andiamo indietro in questa maniera. L'Italia se sta andà allo spatacascio. Per causa che la gente ormai è ammortizzata da Satana, in te il cuore, in te la mente, in te il cuore, in te il corpo. Bisogna assolutamente che prendiamo consapevolezza di quanto il nostro creatore ci ha creato per amore, per amare ed essere amati, ci ha creato in un paradiso terrestre. L'uomo, ascoltando a Satana, si è trascinato con sé il male. E questa è una piaga di oggi, l'Italia. Ci troviamo in un momento che è caduta in un abisso infernale con tutta sa gente che il governo tutela. Non tutela, no, non ci tutela più nessuno, no. Dobbiamo prendere il sopravvento una volta per tutte. Condividete su video, datemi retta, io devo diventare re, monarca, il re che comanda tutta l'Italia. Fuori tutti dal governo, fuori tutti. Allora, con questo io mi affido al Padre Eterno e Santo con l'arma contro i demoni. L'arma contro la zizzania, contro i malefici, le maledizioni, le cattiverie contro di me. Te che me dai, vero? Le cattiverie, le maledizioni, le ingiurie, i spergiuri, un macello, la zizzania contro zizzania, sopra zizzania, le messe nere. Vero? Te! Chi è? Oh, allora, mi affido a te, Gesù, e fai scendere sopra di me lo Spirito Santo di consapevolezza e di presa di coscienza. Vieni, Spirito Santo, scendi su di me e scendi su tutti coloro che stanno a guardare questo video, che purtroppo è pochi, 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 sempre pochi, sempre pochi. Voi altri che siete pochi, te che mi stai a guardare, condivide sto video. Tutti 60 milioni di persone italiane lo devono sapere sta faccenda qui. Se volete che l'Italia va meglio, condividete sto video. E dopo andiamo tutti al Quirinale, dal capo dei ladri del governo, che sfrutta l'italiano fino all'osso, fino all'anima. Gli vuole pure l'anima al governo italiano, all'italiano, per distruggerlo sempre di più, per tutelare i zingari, per tutelare la mafia dei disgraziati. Oh Gesù, donami la pazienza, donami la perseveranza, donami l'amore, donami la misericordia, che ce la vuole tanta, un bel po' la misericordia. Per supportare sta gente delinquenziale. Siete su governo qui, su governo, ci sta a distruggere. Piamo il sopravvento. Condividi su video. Ci deve avere 60 milioni di visite. Tutto il video, dall'A alla Z lo devi rivedere. Nessuno è costretto, Non costringo manco a te, te costringo. Però, se te vuoi che va bene l'Italia, bene. Condividilo sempre. Ma se te vuoi che l'Italia si sta a distruggere, c'è sempre poche visualizzazioni in te video tua, in te video mia, in te video mia. Mi sono sbagliato, non avevo detto i video tua, però nei video miei, se c'è sempre poche visualizzazioni, deve essere che non volete tutelare l'Italia. Ecco qua. Se non c'è le visualizzazioni a sufficienza, se non arrivo almeno a 3 milioni di persone in un video, deve essere che chi è che te che stai a guardare non tuteli l'Italia. Vuoi che l'Italia si distrugge come vuole il governo. Ecco qua. Adesso io, da adesso in poi, da questo momento in poi, recito l'arma contro i demoni. Poi magno per la carne, che c'ho fame! Gesù, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.
Vieni, Santo Spirito, per mezzo del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, vedi, il primo spirito maligno che è uscito fuori dal corpo, perché c'ha paura del rosario, perché gli spiriti maligni che ci sono stati mandati per cattiveria, per invidie, per macumbe, per maledizioni, per malocchi, per messe nere, si sono intrufolati dentro il corpo che è il contenitore dell'anima e fuggono via tramite lo sbadio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda, eccolo un altro. Questo era grosso, eh? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Vedi? S'abbracciane tutto un continuo. Dopo lui, puretto, un carciofo e... illuso che ci sta insieme quella con lui, dopo prima o poi un manichino, un menestrello alle sue braccia e poi a posto. Però può essere pure che stanno insieme, cosa sai? Però la maggior parte delle coppie oggi è in sfasciume, perché la donna non si contenta mai, l'uomo pure non si contenta mai, però la donna specialmente, guarda, ha preso il sopravvento, guarda. Un carciofo vicino che si crede che da comanda al mondo, vicino a questa, e dopo è mandato in quel paese così come niente, un menestrello. Allora affidamici a Gesù, che non sbagliamo mai, lui non ci tradisce. Allora, nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Lui si è sacrificato per ognuno di noi. E chi è che è pronto per sacrificare la sua vita per noi? Solo Gesù, colui che è, che era e che viene. Dio si è fatto uomo in Gesù, pensa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia, dolce Vergine Maria. Un Padre ave gloria, secondo l'intenzione del Sommo Papa e tutti i pastori della Chiesa, per la protezione del Papa, per la protezione tua, per la protezione mia. Hai visto quelle là?
quelle là si mise a ride perché stava a pregare, ha visto le mani giunte, si mise a ride, perché quelle pregano a Satana, allora si mettono a ride se uno prega a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. O Gesù, grazie dell'angelo custode che mi hai donato, che mi hai messo appresso. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, ame. Allora adesso per i nostri cari defunti, eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposali in pace, ame. Eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ame. Eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ame. E adesso la benedizione di Gesù, per intercessione di Madre Maria, di San Michele Arcangelo, ci difendi da ogni attacco del male e ci benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso magno per la carne. Ah, due. Oh, vabbè, cosa mi ha messo mia sorella? Oh, guarda che roba. Uno scatolò, un piatto, fa un po' vedere che c'è. Ah, oh, troppo poco che io, insufficiente. Alla fine ha fatto come gli pare, volevo quelli piccoli, ma ci ho messo quelli grossi. Però niente non è, dai, niente non è. Buoni. Ottimi, oh, buonissimi. Adesso lo bevo. E il bevo in due. Scusa, non c'ho più la bottiglia. Non ho messo la bottiglia, oh. Eccola, oh. Le buoni si sandwich, oh. Pustà che l'etichetta non mi si stacca. Perché non voglio fare pubblicità alle acque. Che sventre nei fiumi e le falde acquifere. Non basta che non piove mai, chi? Sulle Marche non piove mai ultimamente, eh. Il prosciutto c'ho, no, il salame. De un da piano, purtroppo c'ho poco da mangiare, c'ho niente, quasi niente. Guarda, cosa ce fai sta roba? Cosa ce fai? Però niente non è. Me li dovevo mangiare per giusto 20 di questi. Anzi, 50, perché 20 era troppo poco. Oh, ne sa di calzò qui.
Buona un bel po' sta pizza, oh. I sandwich l'ha fatti mia sorella, la pizza l'ha fatta Mario. Mario De Pierina, giù per il corso de Castello. Buona. Però c'ho tanta fame io stasera, son cazzato! Perché c'ho poco! Però devo ringraziare il creatore, perché niente non è questa la cena qui. C'è chi è che non mangia per niente, allora goderi! Allora, se c'è poco, dovremmo sempre ringraziare il creatore. Che ora ho fatto? Le 10:30, oh. Quella è buona! È buona un bel po' sta pizza, oh! Mi ci voleva 50 pezzi di pizza a me. Le buono. Il salame è buono un bel po'. Pensa, questi l'ha fatti mia sorella e invece la pizza l'ha fatta Mario De Pierina, giù per il corso de Castello. La pizza più buona che c'è a Castello. Vai a comprare! Avevo un po' del bere e poi vado a casa. Il pezzo di pizza rimanente sa la salsiccia, eccolo, lo vedi? Le buona sa salsiccia. Mi viene da ridere e mi viene da piangere perché già ho finito.
merda, no? Mi pizzica la nappa. Fortuna che mi sono regolato il del dito, Mi sono chiappato un po' lunga, ma ci ho pensato, ho dato piano, sennò non perdona i denti mia. Oh, per te. Alla salute tua, alla salute mia. La mia digestione non è solo per la salute tua, la salute mia. È anche per tutti quelli che non mettono il link a tutti, non condividono il video. Perché è segno che non vi volete bene l'Italia. Se non condividete bene il video. Condividetelo il video. Se no io qui mi devo incazzare perché non c'ho più da mangiare. C'ho fame! Ne pulisci i dedi? Magno l'ultimo condimento ormai su te i dedi? E poi vado a casa! Come devo fare io? Come devo fare se a te? Che non condividi mai i video mia! Oh, per te! Un altro! Senti lì, quanti me ne viene? Oh, mi sono invecchiato un bel po', E nammi se! So proprio da spizio ormai! Però me ce vedo! Me ce vedo a diventare io! Me ce vedo a sede e un trono a comandare! All'inizio, sai cosa avrei fatto? Mandavo via a tutti i zingari e i sfullati, li mandavo via tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Alle famiglie italiane non gli mettevo più le tasse e gli regalavo la casa di campagna. A tutte, tutte, dalla prima all'ultima famiglia italiana, a tutti la casa di campagna. Ognuno di essa, ognuno di esse di case, di famiglie, dentro se case regalate dal governo, da me, senza governo, il re, dal re. Ogni famiglia doveva coltivare la terra, gli davo un trattore, gli davo tutto quello necessario per coltivare la terra, la doveva lavorare con gran sudore e mangiare i propri frutti. Terra pulita, facevo scomparire tutte le scie chimiche nel cielo, bombardavo, se io comando, bombardavo tutti quei ovali che volene, che buttano tutte quelle scie nel cielo, gli agenti chimici, per irradiare, per imbambire i cervelli dei umani. Li bombardavo tutti! E i prigionieri gli facevo andare, ripristinare tutti i letti dei fiumi, a sgombrare tutta la rubaccia da tutti i canali, le condutture artificiali, tutti i scoli d'acqua dappertutto, anche in due che non scola l'acqua, ma è tutto tappato. Dai prigionieri li facevo faticare giorno e notte, certo, a turni, perché i prigionieri pure sono creature, è giusto pure che dormene. Nella giusta proporzione li dovevo far lavorare per sistemare, per ripristinare l'Italia intera. E i zingari e i sfollati, prima da mandarli via definitivamente, li facevo cominciare a faticare tanto a pulire l'Italia, perché fino adesso l'hanno sporcata tutta. Le facevo pulire in continuazione tutti i giorni per un anno intero, a pulire l'Italia. Poi li mandavo io a tutti quanti, dal primo all'ultimo. Fi bambini contro bambini, non me frega, moglie e marito contro marito, grandi, piccoli, tutti, tutti, tanto tutti alla fine i genitori hanno imparato la stessa cosa ai piccoli,
gli hanno insegnato le stesse cattiverie, le stesse cose brutte dei grandi. Perché se tu incontri un bambino, uno zingaro per strada, te può pure ammazzare. Perché i genitori hanno insegnato a ammazzare. Purtroppo è una realtà che ci riguarda tutti. L'Italia sta andando allo sfatacascio. E già c'è allo sfatacascio. Quindi mi raccomando, condividete questa produzione mia di video e condividete tutte le produzioni video che ho fatto fino adesso riguardo a queste prese di consapevolezza, in modo che mi contattate, più persone vedono sto video, più mi contattate e più cerchiamo da creare un sistema da permetterci d'andare in Quirinale, al palazzo del governo, del Parlamento, al Parlamento e al Quirinale, minimo de un mucchia, 3 milioni di persone, minimo. Potete contattare su info@matteomontesi.tv. Non ve lo dico più. info@matteomontesi.tv. Una volta che il video, un video mio che parlo di sta cosa qui, raggiunge i 3 milioni o 4 milioni o 5 milioni, dai 3 milioni in su di persone, allora se poi le fa una rivoluzione, non una rivolta, una rivoluzione giusta per ripristinare l'equilibrio sociale. Così deciso, l'udienza è tolta. Ciao!